Ciao, sono Don Gianfranco. Ancora una volta ci incontriamo per condividere insieme la riflessione del Vangelo, che oggi è capitolo 16 di Matteo e versetti da 7 a 15. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ecco, di questo testo, la preghiera che ci ha insegnato Gesù, il Padre nostro, si sono scritti innumerevoli libri, meditazioni, riflessioni varie. Ecco, ora, oggi voglio condividere solo con voi solo alcuni miei sentimenti che mi suscitano queste parole che recitiamo, queste parole che ci ha insegnato Gesù. Proprio nell'avvicinarci a questa preghiera, nel rapporto che ci invita a creare Gesù, ecco, che il rapporto che Gesù ci invita a creare nel pregare con queste parole. È un rapporto di figliolanza, quindi un rapporto di affetto, di amore, un Dio prima di tutto che si manifesta a noi come padre, e questo è importante, no? Non è più il Dio distante, il Dio tenebroso, il Dio castigatore, giudice che sta lì sempre pronto a controllare se per caso noi commettiamo degli errori, ma piuttosto un padre pieno di misericordia, un padre di bontà, ecco. E questa è quindi la prima dimensione e la prima spiritualità che ci deve approssimare, avvicinare nel pregare con queste parole. Quindi è fondamentalmente un dialogo di amore, che nell'amore scaturisce quindi la fiducia, un rapporto di fiducia di un figlio verso il proprio padre. Ed è questo, no? I sentimenti che dobbiamo manifestare pronunciando, recitando queste belle parole che Gesù ci ha insegnato. La secondo aspetto che mi colpisce in questo è questa parola: venga il tuo regno, venga il tuo regno. Qual è il regno di Dio? Se lo invochiamo come padre, il regno di Dio non può essere che un regno di amore, un regno di fratellanza, di vicinanza, di condivisione, un regno in cui mi dispongo all'incontro con l'altro e per amore verso l'altro, quindi anche a saper rinunciare a qualcosa per manifestare questa mia dimensione di affetto e di amore verso l'altro. E nella dimensione del rapporto che Dio ha verso di noi, Padre, Padre buono di misericordia, la nostra risposta non può essere che è un rapporto di amore misericordioso verso gli altri. Ecco perché a un certo punto ci dice: perdona a noi le nostre colpe, come anche noi li perdoniamo ai nostri debitori. Il metterci nella stessa lunghezza d'onda di colui che è il nostro padre e che ci insegna uno stile di vita. Venga il tuo regno che il regno dei cieli, che è questa comunione, il regno dei cieli è questa comunione unitaria del Dio, appunto, trino,
che è legato profondamente da un rapporto di amore. Ecco, io mi piace però di dire triunità di amore. Il nostro Dio Padre è una triunità di amore in cui Padre, Figlio e Spirito Santo sono intimamente legati nell'unità perfetta dell'amore che li lega l'uno all'altro. Ed è proprio l'amore che gli fa essere una sola cosa. Venga il tuo regno, quindi, venga il tuo regno, non può essere che questa realizzazione, creare in questa umanità, in questo mondo, se nel cielo il rapporto Padre, Figlio e Spirito Santo è una triunità, un'unità profonda, totale di amore, allora creare il regno di Dio qui tra noi e realizzarlo nella unità dell'amore, un'unità che si manifesta pienamente nell'amore. E allora l'amore è condivisione. E se dice dacci il pane quotidiano, e questo rispondere, chiedere a Dio che realizzando il suo regno, questo pane di vita, il pane materiale proprio, la vita è una vita dignitosa, una vita sia condivisa, ci sia per tutti, e che noi ci dobbiamo mettere in questa logica. Ecco, se richiediamo a Dio che ci dia la serenità, una vita serena, il pane che è l'alimento, no, quotidiano per una nostra dignità, vita dignitosa, anche noi dobbiamo metterci in questa ottica, dobbiamo realizzare come figli, vivere lo stesso obiettivo di Dio, no? Che vuole attraverso di noi e che noi desideriamo insieme con lui realizzare questo regno qui in mezzo a noi, questo regno di fratellanza, questo regno di unità, questo regno di condivisione piena, di vita, di amore, di donazione l'uno verso l'altro. Rimetti a noi i nostri debiti. Ecco, l'amore perdona ed è questo che come Dio è un padre misericordioso che perdona e che non guarda al peccato, ma al peccatore perché si riunisca, si ricongiunga con lui in un abbraccio affettuoso di amore. E allora ecco che anche a noi è chiesto questo, no? Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E entrare nella logica di Dio e far sì che da Lui, amore che si fa donazione, amore che perdona, che riconcilia, possiamo imparare ed esercitare anche noi lo stesso amore di Dio nei confronti dei nostri fratelli, abbattendo ogni muro che può dividerci, separarci, pregiudizi, preconcetti che possono metterci in un rapporto non fiduciale nei confronti degli altri. Ecco, e questo è perdonare vuol dire questo, vuol dire accostarci agli altri. Ma quanto difficile fare tutto questo, vivere la stessa dimensione di Dio che è triunità di amore nella nostra vita, e allora ecco quanto è necessario e importante la presenza di Dio, l'aiuto di Dio nella nostra vita. Non abbandonarci alla tentazione. L'istinto è quello di desistere dal vivere questo suo progetto di amore, questo suo progetto di regno in mezzo a noi. Perché? Perché gli ostacoli sono tanti, perché non sempre il nostro atteggiamento, se quando c'è di amore, è riconosciuto ed è gradito. E quindi la tentazione, veramente la tentazione è quella di desistere da questo gran progetto. E allora liberaci dalla tentazione di desistere dal vivere, dal realizzare il tuo regno qui in mezzo a noi. Secondo il tuo spirito, la tua unità di amore trinitario, e
liberaci dal male. Ecco, purtroppo la nostra fragilità talvolta prende il sopravvento su di noi. Non solo abbiamo la tentazione, ma talvolta addirittura cadiamo. E allora, Padre, liberaci dal male. Fa sì che nella nostra vita ci sia solo il bene, quel bene che tu vuoi per noi, per i nostri fratelli. Grazie ragazzi, siamo sempre uniti, eh? Ciao! Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.